Oggi parliamo dell'Istituto Scientifico Tumori, l'Ist di Genova, riconosciuto come ente di diritto pubblico nel 1978. L'istituto, con i suoi 500 dipendenti, fa parte a tutti gli effetti del servizio sanitario regionale. La missione dell'istituto è quella di conoscere, prevenire e curare il cancro. Il tumore in Liguria colpisce oltre 64.000 persone, di cui 29.000 uomini e 35.800 donne. Negli uomini il 25% di tumore colpisce la prostata, nelle donne il 45% al seno. L'Istituto Tumori di Genova ha una peculiarità che nasce su esigenze concrete del territorio perché c'era già un ambulatorio a Pamatone che si stava occupando però di problemi di cancerogenesi ambientale specialmente legati al porto o ad altre fabbriche che allora erano inquinanti e potevano anche provocare dei tumori. Nel porto era significativo l'uso dei dell'amianto, non soltanto per i coibentisti che erano specificamente addetti, ma era anche diffuso non so, tra i falegnami, nei compensati, eccetera, e quindi con un'incidenza di, di tumori, non solo mesoteliomi, ma anche altri tipi di neoplasie, accompagnate poi da altre patologie, come per esempio quella dei dermatosi delle mani che si trasformavano in neoplasie cutanee per i, quelli che eh, erano addetti alle, alle cime. Che, delle navi che erano inquinate dall'acqua del porto e tante altre cose che non mi so soffermare. Però questo è stato un motivo di, anche di poter in qualche modo completare l'area la, in Italia di competenze nell'ambito dei tumori. C'erano tre istituti tumori che risalivano però al 1927 come Milano, Roma Napoli e noi iniziamo invece questo percorso per arrivare al quarto istituto, particolarmente incentrato sulla cancerogenesi ambientale. Per l'impegno e l'entusiasmo di tutte le persone, che tra l'altro non sono state reclutate a caso, ma sono venute da, da più parti d'Italia, da Napoli, da Torino. Dall'estero, da Lione, dagli Stati Uniti, eccetera. Quindi, con una partecipazione, diciamo, un po' anche che è stata avanguardista sotto un certo profilo e hanno creduto in questa scommessa. Dal primo anno della costituzione formale dell'Istituto, l'Istituto è passato in testa non agli istituti oncologici, ma a tutti gli istituti che allora erano stati riconosciuti a carattere scientifico, il presidente del comitato scientifico fu Dubeco, ci furono parecchi anche accordi, uno in particolare è stato un po' anche qui una, una, un sogno, c'è stato da allora una, 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 una scommessa anche in quel caso, cioè si fece l'accordo con la Cina, nel, nel quadro del World Laboratory che fu fatto da... Da, da Zichichi eh, si fece un accordo ufficiale fra l'Italia e la Cina. Costituimmo l'istituto tre laboratori in Cina: due a Pechino e uno a Shanghai. E anche recentemente, quando sono ritornato proprio l'anno scorso a Shanghai, mi hanno ricordato che il primo laboratorio-istituto in Cina sulle biotecnologie realizzato dal nostro istituto. Ogni anno otto cinesi venivano a eh, prepararsi qui nel, a Genova, eh, li avevamo trovati i locali, stavano con noi, eccetera, e, e sotto questo profilo eh, noi fornivamo anche delle apparecchiature ai poveri cinesi. Ecco. Adesso ho trovato una realtà veramente incredibile, il, pre il presidente dell'Accademia delle Scienze, che è statale di allora, l'ho trovato invece uno dei grandi imprenditori della Cina, insomma, in un, accanto a me in, una, in un tavolo di, 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 di inaugurazione del convegno. Mia storia professionale e personale comincia nel 1970, eh, quando l'oncologia medica stava nascendo ossia i farmaci a disposizione nella lotta contro i tumori erano pochissimi e poco efficaci, gli strumenti tecnologici, gli diagnostici e terapeutici erano molto modesti. Direi che da allora, prima con il servizio di oncologia di Savartino e poi dal 1979, come il suo scientifico tumori, la mia vita personale si è svolta sempre qui. Eh, e devo dire che è stata una bella avventura perché eh, questo istituto pur piccolo rispetto agli altri istituti eh, scientifici tumori eh, italiani ora eh, si è subito posizionato eh, molto bene nel senso che ha saputo coniugare l'assistenza con la ricerca in maniera ottimale e eh, la nostra priorità scientifica ci ha portato ad essere tra i primissimi posti negli istituti scientifici in generale, tra quelli oncologici in particolare, proprio per la nostra eh, capacità. Questo è stato un periodo molto bello e molto entusiasmante, perché se confrontiamo il, quello che possiamo oggi fare per molti tumori. Eh, oggi rispetto a quello che potevamo fare 30-40 anni fa, veramente nonostante che il problema tumore rimanga un problema molto grosso, molto importante, spesso molto anche tragico, però certamente i risultati se ne sono acquisiti tanti. La ricerca che dobbiamo fare è una ricerca traslazionale clinica. Traslazionale cosa vuol dire? Una ricerca di laboratorio sì, ma la quale abbia a breve o a medio termine una ricaduta sul paziente, ossia che i risultati di quella ricerca possono trasferirsi in qualcosa di applicabile o sul piano diagnostico, sul piano terapeutico sul paziente e possono portare quindi a un miglioramento di quello che è eh, la, il risultato finale eh, del, eh, del trattamento di un paziente. Oggi, ehm, da, dal punto di vista farmacologico la tendenza è di avere farmaci intelligenti, ossia farmaci non come la vecchia chemioterapia che colpisce indistintamente cellule normali e cellule sane, ma avere farmaci che riconoscono un bersaglio specifico sulla cellula tumorale e quindi che possono colpire elettivamente eh, quel bersaglio. E eh, abbiamo già eh, farmaci nella pratica clinica che hanno queste caratteristiche e sicuramente la ricerca ne sta sfornando in continuazione di promettenti. La mia esperienza LIST è del tutto recente, ehm, anche se ho visto nascere LIST da, da qualche padiglione più sotto, perché la mia formazione è tutta San Martinese. Si è svolta nella ASL, nella Villa Scassi, e poi sono stato lanciato qua, in questo istituto, alla fine del periodo di commissariamento durato 14 anni. In questi 14 anni l'istituto ha avuto, come dire, eh, alti e bassi, eh, alti dal punto di vista della ricerca scientifica, bassi dal punto di vista della gestione, dei costi, delle manutenzioni e quant'altro. L'istituto oggi sta rifacendo le facciate, ma non in termini concreti, eh, perché cadevano a pezzi ed erano anche pericolose. Ma soprattutto prima, utilizzando quei pochi fondi e alcuni altri residui, ha rifatto sale operatorie, le ha messe perfettamente a norme, eh, ha avuto, grazie anche alle sponsorizzazioni della Carige, ma soprattutto poi della Regione, eh, alcune tecnologie importanti, penso alla tomoterapia elicoidale, un acceleratore lineare eh, altamente sofisticato e di recente tecnologia, ha perfezionato una serie di altre tecnologie, tra queste eh, la radioterapia intraoperatoria che ormai è avviata stabilmente, e per la quale ci sono degli accordi in itinere con San Martino per consentire anche ai colleghi di San Martino di venire a operare con questa tecnologia, eh, risonanza magnetica a 3 Tesla, quindi una macchina molto avanzata, molto potente, unica in Liguria, eh, tutta una serie di altre tecnologie e apparecchiature che si sono accompagnate al miglioramento dell'accoglienza dei pazienti. Una delle scelte che credo eh, abbia più premiato l'immagine dell'istituto è la scelta di aver fatto un nuovo day hospital, assolutamente razionale, eh, accogliente, luminoso, che permette al paziente di arrivare e nella stessa giornata registrarsi, fare gli esami, essere valutato, avere impostata la terapia, praticare la terapia alla fine della terapia, di uscire e passare dalla farmacia, dove ritira i farmaci che consumerà a casa. Oggi in Istituto c'è una grossa attività nel campo delle neoplasie polmonari. In quanto negli ultimi anni sono stati scoperti numerosi farmaci, specialmente i farmaci biologici, che hanno modificato sensibilmente la prognosi in questi pazienti. In particolare, in istituto, oltre a utilizzare diciamo, i nuovi farmaci, abbiamo anche numerose sperimentazioni cliniche in cui stiamo utilizzando quelli che saranno i farmaci del futuro. E questo viene fatto in tutti gli stadi di malattia, non solo per i tumori polmonari non a piccole cellule o i microcitomi, ma anche per i mesoteliomi pleurici, che sono particolarmente frequenti in questa regione. Eh, attraverso i trial clinici noi riusciamo ad offrire ai nostri pazienti delle opportunità eh, migliori di trattamento perché nei trial clinici, negli studi clinici, noi abbiamo farmaci nuovi, i farmaci del futuro, che si associano a quelli che sono i farmaci correntemente utilizzati. Quindi, questa è una delle attività importanti dell'istituto che lo pone a livello internazionale tra gli istituti di ricerca più importanti. Direi che il, i risultati nel campo delle neoplasie polmonari da sempre sono stati risultati abbastanza modesti, perché purtroppo questo è uno dei tumori più difficili da trattare. Però devo dire che negli ultimi anni, grazie all'introduzione di nuovi farmaci, si sono avuti dei cambiamenti notevoli proprio dal punto di vista della, della prognosi e della qualità di vita dei pazienti, per cui oggi diciamo, rispetto al passato abbiamo molte più speranze di riuscire a controllare meglio questa malattia e quindi ottenere risultati sempre migliori rispetto a quanto avveniva un po' di tempo fa. E questo è proprio un impegno importante del nostro istituto, proprio perché eh, al di là dell'oncologia medica, oggi noi abbiamo un gruppo multidisciplinare con i chirurghi, i radioterapisti, gli anatomopatologi, i radiologi che eh, trattano insieme, perché questo è, una, un, è il trattamento delle neoplasie polmonari, non è un trattamento che viene fatto da un singolo specialista, ma è estremamente importante che in un ospedale ci sia un gruppo appunto, dedicato a questo, quindi con più specialisti che sono in grado di eh, affrontare meglio il, questo tipo di problema e quindi offrire cure sempre migliori. parecchi anni che abbiamo iniziato proprio come laboratorio di ricerca di base, ci siamo occupati dei meccanismi che possono eh, indurre la malattia, in particolare i linfomi, le leucemie linf linfatiche e da lì a un certo punto, dopo parecchi anni di studi anche collaborativi con gruppi internazionali, abbiamo deciso di cambiare prospettiva e di passare a una ricerca più applicata. Quindi di iniziare un lavoro di diagnostica che utilizzi le stesse conoscenze che venivano utilizzate nella ricerca, ma il trasferimento della, della scoperta a un utilizzo pratico che possa essere di utilità diretta al paziente. E in questo senso, per esempio, già le cose più recenti che stiamo facendo sono studi su geni eh, che possono predire. Eh, la, la loro, il loro particolare stato può predire se un determinato paziente è in grado di rispondere alle terapie eh, immunologiche anticancro, anti queste nuove terapie innovative che hanno anche, oltre al fatto che sono efficaci, questa attu di poter essere predette, la risposta può essere predetta da uno studio genico. E quindi è, diciamo che si è aperto un nuovo campo che è la diagnostica molecolare che nasce proprio da studi invece di ricerca di base. Lo sforzo è stato quello di non rimanere eh, informazioni utili alla ricerca, ma di passare proprio dalla ricerca a un, a un dato clinico che il medico può utilizzare quotidianamente per le loro scelte eh, terapeutiche. Cioè queste indagini sono importanti perché il medico può, su basi sci più, più scientifiche, non solo eh, diciamo così, eh, empiriche, quale tipo di terapia può utilizzare per un determinato paziente. Ogni paziente non verrà solo più studiato per la diagnosi, ma verrà anche studiato per le sue capacità di risposta alle terapie. Allora io sono specialista in radioterapia oncologica, ossia specialista in quella disciplina che vede le radiazioni ionizzanti impiegate nella cura dei tumori maligni. È una disciplina che da oltre un secolo è utilizzata nel campo oncologico, ma negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo violento dal punto di vista della tecnologia che ha portato a dei progressi molto innovativi. Tra questi abbiamo la tomoterapia elicoidale che è una eh, Attrezzatura recentemente installata all'Istituto Tumori di Genova, impiegata ai fini assistenziali per migliorare la qualità dell'assistenza ed impiegata anche secondo i nostri compiti istituzionali a scopo di ricerca per nuove innovazioni nel campo della, della radioterapia. L'attrezzatura radiante eh, di tomoterapia elicoidale è innovativa perché. È integra una parte diagnostica con una parte terapeutica, a differenza di un normale acceleratore lineare che è l'apparecchio comunemente utilizzato in radioterapia, l'automaterapia coidale permette di eseguire un esame TAC sul paziente che deve essere sottoposto a trattamento radiante, viene giornalmente localizzato l'area tumorale che deve essere trattata e soltanto dopo una verifica della precisione del trattamento viene eseguito il trattamento radiante. Questa somma di diagnostica e radioterapia permette una precisione e un'accuratezza del trattamento sicuramente non raggiungibile con altre eh, apparecchi radioterapici. Un'altra attrezzatura è stata installata in istituto recentemente ed è in questo momento unica eh, in Liguria e ha un ruolo eh, potenziale molto ampio, è l'acceleratore la, eh, lineare per la radioterapia intraoperatoria. È un aspetto innovativo perché vede entrare eh, un apparecchio di radioterapia nella sala operatoria soprattutto per un ruolo della radioterapia post-operatoria nei tumori mammari, questo apparecchio consiste nell'eseguire immediatamente dopo l'intervento chirurgico, eseguito per lesioni iniziali eh, di un tumore mammario, subito un, un trattamento radiante con una dose singola, esclusiva, che va a sterilizzare il letto chirurgico e questo permette di evitare poi un trattamento radiante che invece è ancora, in un certo senso, convenzionale ma molto lungo, eseguito nelle settimane dopo la chirurgia. Perciò abbiamo come un, un, un duplice trattamento... Chirurgico-radioterapico eseguito nella stessa seduta eh, chirurgica in sala operatoria. La radioterapia ha un triplice ruolo, cioè viene utilizzata ai fini eh, radicali per la cura proprio esclusiva di determinate neoplasie. Questo significa che pazienti affetti da specifiche neoplasie hanno come unica cura la radioterapia, un esempio classico è il tumore della prostata o il tumore della laringe. In altre eh, condizioni invece l'arioterapia segue o precede la chirurgia, questo viene chiamato ruolo adiuvante o neadiuvante oppure postoperatorio operatorio e preparatorio e poi abbiamo un ruolo palliativo che questo non incide magari sulla prognosi del paziente ma migliora la qualità di vita di un paziente sofferente. Allora noi abbiamo nel nostro reparto dei pazienti ambulatoriali, che sono principalmente i pazienti che vengono per le finalità di cura e di eh, complementarietà all'intervento chirurgico e abbiamo una quota anche di pazienti ricoverati, che sono i pazienti a più cattiva prognosi con sintomatologia pesante, in cui la radioterapia ha uno scopo di alleviare eh, un sintomo o prevenire determinati effetti che potrebbero essere eh, accadere a breve, a breve termine. Perciò eh, pazienti ambulatoriali, che sono il, la gran parte dei nostri pazienti, e una piccola quota di pazienti ricoverati che vengono a eseguire il numero necessario eh, di sedute radioterapiche. Durante i nostri numerosi viaggi all'interno degli ospedali abbiamo parlato con molte persone ammalate. A loro va la nostra sentita solidarietà e il nostro affetto. Auguri in particolare a Francesco e Maria che hanno voluto celebrare il loro matrimonio all'Ist di San Martino. A tutti voi un sereno Natale e un felice anno nuovo.